Allora, buonasera a tutti. Siamo qui per la conferenza, per la lezione che tradizionalmente conclude, no, i nostri cicli di Dantis. Io sono stato incaricato di dire queste due parole introduttive, ma che non sono una vera e propria presentazione, perché Sonia Gentili e io siamo, come alcuni di voi sapranno, siamo proprio con lei nel consiglio scientifico, appunto, della Società Dantesca, quindi potrebbe lei altrettanto presentare me se fossi io a parlare, insomma. E Sonia Gentili è professore ordinario di letteratura italiana all'Università La Sapienza e ha naturalmente una grande bibliografia al suo attivo, di cui io non dico niente, non è il caso di impiegare tempo per questo, ma insomma soprattutto su alcuni due grandi forse periodi cronologici, cioè proprio la letteratura delle origini, il 2 e il 300, con particolare riguardo appunto a Dante, Petrarca e Boccaccio, e poi la letteratura dell'8 e del 900. Ecco, non richiamo qui i suoi libri, farò un'eccezione per il lavoro che ha fatto, ovvero sulla presenza e l'uso della letteratura contemporanea, appunto, che è molto estremamente importante, ma ricordo solo naturalmente il contributo che ha dato qui al lavoro della Società Dantesca e a Dante. È stata una delle principali organizzatrici della mostra delle mostre che alcuni di voi avranno visto, Dante e il suo tempo, purtroppo insomma nell'anno Covid, ma che ha poi prodotto tra l'altro un catalogo estremamente importante che è uno strumento appunto nei nostri studi, e più ancora ha organizzato almeno due importanti manifestazioni proprio alla Dantesca, una sul convivio credo nel 2015, filosofico su un'indagine in fondo sui misteri della mente creatrice di Dante, credo un paio appunto di anni dopo. È tra l'altro anche una produttrice in proprio, insomma, vero, di cose letterarie, ha una attività poetica in particolare a cui credo tenga molto, che le dà insomma varie soddisfazioni. E la chiacchierata che ci tiene oggi, in fondo, Dante e Verga, collega proprio i due grandi periodi cronologici della sua attività, per cui siamo felici che abbia accettato di concludere appunto questo ciclo appunto autunnale delle letture Dantis. Le cedo la parola, prima però donandole come al solito la medaglietta commemorativa, insomma, che ricorda il suo intervento. Buonasera a tutti. Allora, buonasera a tutti. Io ringrazio Franco Suitner, il professor Suitner, Franco, l'amico Franco e collega di questi anni di Dantesca, di questa generosissima, troppo generosa presentazione. Sono molto contenta di essere qui e di parlare di questo tema, anche perché mi pare che come dire, la lunga durata, diciamo così, no? Di temi, problemi, questioni legate alla letteratura, della letteratura delle origini, insomma la lunga durata della ricezione dantesca, dei temi danteschi, eccetera, sia un punto della storia letteraria che oggi ci consente anche forse di disegnare delle vie di sopravvivenza in qualche modo per lo studio delle cose antiche, che è sempre più lontano, questo lo dico anche nell'esperienza universitaria, risulta sempre più lontano, no? Il mondo di oggi, e tutto sommato
ricostruire quello che ancora ci appartiene di questo mondo, perché è stato rielaborato in tempi più recenti, è, credo, un modo per riappropriarcene un po', anche dal punto di vista, appunto, del clima degli studi. Dette, fatte queste chiacchiere, andiamo subito al nostro tema, e cioè quel titolo è più un Verga e Dante, naturalmente, nel senso che si parla qui di Verga, lettore di Dante, tema, devo dire, completamente scondito bibliograficamente, insomma, non c'è praticamente nulla su questo. Invece vale la pena che qualcosa ci sia. Perché? Perché, ecco, partirei da un giudizio famoso sui Malavoglia, noi ci occupiamo di Malavoglia oggi, che si deve ad Alberto Asorrosa, il quale nella storia europea della letteratura italiana vede il tratto più caratteristico, indica il tratto più caratteristico dei Malavoglia nel registro, per così dire, mitico e leggendario del racconto, no? È un racconto che si avvale di figure un po' favolistiche. I Malavoglia in un tempo arcaico e imprecisato erano numerosi come i sassi di Trezza. Insomma, questo carattere, appunto, leggendario del racconto sarebbe un elemento, in effetti lo è, peculiare, una formula peculiare attraverso la quale Verga realizza, diciamo così, il realismo dei Malavoglia. Bene, stando ai commenti, no? Le fonti sostanziali del romanzo sarebbero, da un lato, raccolte di proverbi, no? Il Pitre in particolare. Il Pitre è una nota raccolta di proverbi che Verga, diciamo, conobbe, consultò, per creare, insomma, il registro del dialogo. C'è un personaggio che è Padron Ntoni, che si identifica con, parla per proverbi, no? Si identifica sostanzialmente con questo livello stilistico e anche di concettualizzazione e di immaginazione delle cose. Da un lato ci sarebbe il P3, se voi aprite il commento di Ferruccio Cecco, che è il commento pubblicato da Einaudi, Ferruccio Cecco è stato editore critico dei Malavoglia, trovate come fonti da un lato il P3 e i suoi proverbi e dall'altro fonti storiche, l'inchiesta sulla Sicilia di Franchetti e Sonnino e cose di questa natura. Intanto vorrei dire questo, allora, una riflessione sulle fonti verghiane. Le fonti verghiane in realtà sono anche letterarie e ben più di quanto si sia abituati a credere. Prendiamo ad esempio un caso che è stato riportato ed è apparentemente riportabile a P3, che però lascia intravedere qualcos'altro, appunto. E questo qualcos'altro è proprio Dante. Dopo la partenza di Ntoni per la cosiddetta leva del mare, siamo all'inizio del romanzo, no? Ntoni parte militare e, diciamo, è a tutti gli effetti questo un esilio, insomma, no? Una forma, come dire, di partenza dolorosa, eccetera. Bene, dopo questa partenza, cito, vi leggo un passo verghiano, il nonno, cioè Padron Ntoni, aveva certi singolari argomenti per confortarsi e per confortare gli altri. Del resto, qui il discorso è diretto, è Padron Ntoni che parla, volete che ve li dica? Un po' di soldato gli farà bene a quel ragazzo, che il suo paio di braccia gli piaceva meglio di portarsene a spasso la domenica anziché servirsene a buscarsi il pane, oppure... Quando avrà provato il pane salato che si mangia altrove, non si lagnerà più della minestra di casa sua. In calce a questo pane salato che voi avete già riconosciuto, Ferruccio Cecco annota nell'edizione inaudiana un proverbio del P3. Lupani d'autru è salato. Da dove viene questo proverbio? Viene prima la massima dantesca, quella di Cacciaguida, o questo proverbio? Il P3 stesso è una raccolta colta. Questo livello popolare che diventa oggetto libresco, librario e letterario, da quali fonti proviene? Il P3 stesso è una raccolta colta, largamente dipendente da fonti letterarie.
E in questo proverbio che annota P3, massima popolare e gnomicità dantesca sembrano combinarsi in un rapporto complesso e non ben discernibile. D'altronde anche la famosa formula di Cacciaguida, tu proverai siccome sa di sale lo pane altrui e come è duro e calle lo scendere e il salire per l'altrui scale, ha una, diciamo, caratteristica, un sapore di tipo proverbiale. Ma accanto a questo rapporto che non è discernibile, non si sa chi sia fonte, se non si sa dunque se vi sia stata una, come dire, diffusa proverbialità di questa formula raccolta Dante al suo tempo e raccolta indipendentemente dal P3, o più probabilmente questa proverbialità a suo tempo raccolta da Dante arriva al P3 mediata naturalmente da memorie dantesche. Ma c'è un altro punto che va chiarito: qual è il destinatario del romanzo verghiano? Cioè il lettore del romanzo verghiano che nel leggere il romanzo riconosce appunto in questa formula di Padron Ntoni che cosa? Vi riconosce Dante o vi riconosce un proverbio siciliano? Questo è anche il punto, no? Allora vale la pena di notare che il lettore del romanzo verghiano è uno non solo in grado di leggere, ma piuttosto colto e sensibile a istanze sociali contemporanee. Insomma, il lettore dei Malavoglia, se non è De Santis, è un suo potenziale interlocutore, non è certo un pescatore siciliano che legge i Malavoglia, no? Ebbene, appunto, all'orecchio di questo lettore evidentemente l'esilio di Ntoni, perché così è percepita dal suo contesto e tutto sommato anche da Verga, la partenza per la leva del mare, è anzitutto un modulo dantesco, no? Eco del pane salato di Cacciaguida. Ma c'è anche un'altra cosa da dire, cioè nell'81, nel 1881, anno di pubblicazione dei Malavoglia presso Treves, questo tipo di lettore che abbiamo appena evocato è figlio di un'educazione scolastica proto-unitaria, no? Nell'ambito della quale la memorizzazione del poema dantesco gioca un ruolo fondamentale. Per fare solo un esempio, nel 1881 non escono solo i Malavoglia, esce anche una pubblicazione molto diversa, di diverso livello, che è il Giornale dei Bambini, un giornalino dedicato all'infanzia con l'intento evidente di ammaestrare, istruire, unificare linguisticamente e anche politicamente, moralmente, valorialmente i nuovi cittadini. Ebbene, questo giornalino esce a partire dal 7 luglio 1881 e nel suo secondo numero che cosa offre ai suoi piccoli lettori? Un viaggio attraverso l'opera di Dante, la sua biografia, in cui sono appunto offerte ai bambini molti passi notevoli, parafrasati, raccontati e citati, ma citati letteralmente, molti passi notevoli del poema, fra i quali naturalmente spicca appunto la scena del pane salato che Dante ha dovuto gustare nel corso del suo esilio. Naturalmente anche i destinatari del Giornale dei Bambini sono dei, come dire, giovani rampolli della media e alta borghesia italiana, sono naturalmente la nuova, diciamo così, elite che deve essere istruita, ma appunto è quella che leggerà il romanzo verghiano, va bene? Quindi in questo cortocircuito culturale che lega romanzo, autore e destinatario, non soltanto, diciamo, Dante è probabilmente combinato all'origine al proverbio del P3, ma c'è appunto una immediatezza di riconoscibilità della fonte dantesca da parte del lettore, e questo a Verga non poteva sfuggire. Esemplificata la sovrapponibilità con la fonte dantesca, tra fonte dantesca e P3, e dunque l'insufficienza di quella che appare nei commenti sostanzialmente la fonte unica dei Malavoglia, dobbiamo adesso occuparci di che cos'è questa presenza dantesca. Adesso abbiamo fatto un esempio così che ci serve, diciamo, a problematizzare il P3, no? E a dire che c'è un altro livello culturale di fonti. Ma invece, se noi vogliamo parlare di Verga lettore di Dante,
parte dobbiamo parlare di presenze sporadiche, di piccole citazioni, o dobbiamo parlare di qualche cosa di rilevante e strutturale? Io direi che si tratta della seconda questione. Perché? Perché la presenza dantesca ha un rilievo strutturale, c'è un'immagine dantesca in particolare che ha un rilievo strutturale e nutre il sistema fondamentale delle immagini del romanzo. Anzi, per la verità, è un'immagine fondamentale del sistema commedia che viene trasferita nel nuovo ambiente del romanzo dei Malavoglia. E naturalmente stiamo così per intercettare quella radice di tipo mitico, leggendario, fatto di cose che diventano, che sono ad alta concentrazione simbolica, che appunto Asor Rosa indicava come caratteristiche dei Malavoglia. La saga familiare dei pescatori di Trezza è iscritta, lo sapete benissimo, nel gioco delle forze naturali primordiali telluriche rappresentate dal vulcano e dal mare, no? Da un lato c'è l'Etna, dall'altro c'è il mare in cui si svolgono i percorsi dei Malavoglia e che infine ne determinano il naufragio e la disgrazia. Dunque, appunto, questo, il vulcano e il mare sono impiegati, sono rappresentati in una chiave poetica e mitica. In che modo Verga compie questa operazione? Non ancora una volta ricorrendo a immagini popolari, ma ai due autori che invece hanno sviluppato in senso mitico-simbolico questi due elementi. Per il vulcano c'è Leopardi, questo lo lasciamo sullo sfondo ma lo evocheremo poi, mentre la rappresentazione del mare, dell'elemento acquatico, si deve a Dante. Il Leopardi del vulcano e della difficile vita delle bestioline, delle formiche che appunto si muovono in questa zolla di terra che viene appunto travolta, riconoscete in questa immagine un punto fondamentale della ginestra, tornano tanto in fantasticheria quanto nei Malavoglia. Ma ora noi ci dedichiamo al mare, all'elemento dantesco. Poi dovremmo metterlo in reazione anche col vulcano, però, perché le due cose coabitano in maniera, diciamo, da reagire l'una all'altra. Vediamo ora il mare. Sapete che il romanzo è preceduto da un'importantissima introduzione, no? Che è un'introduzione all'intero ciclo dei Vinti, ma di fatto sul piano delle immagini questa prefazione è legata molto strettamente al romanzo. Vi si legge infatti: questo racconto è lo studio sincero, sto citando dalla prefazione, ma sono righe che conoscete senz'altro, questo racconto è lo studio sincero e spassionato del come probabilmente devono nascere e svilupparsi nelle più umili condizioni le prime irrequietudini per il benessere e quale perturbazione debba arrecare in una famigliuola vissuta sino ad allora relativamente felice la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta bene o che si potrebbe star meglio. Il movente dell'attività umana che produce la fiumana del progresso è preso qui alle sue sorgenti, nelle proporzioni più modeste e materiali. È davvero curioso che nell'immagine fondamentale del passo, la fiumana del progresso, non si sia riconosciuta un'eco dantesca. Al solito lettore medio del 1881, titolare di una consistente tesaurizzazione scolastica del poema dantesco, non poteva sfuggire, qui sulla soglia esterna del romanzo, l'eco della fiumana onde il mar non ha vanto di Inferno 208. Vi faccio notare che questa fiumana del progresso introduce appunto un romanzo dominato da un elemento che è il mare, va bene? Ma cerchiamo di entrare adesso nel gioco delle immagini e di capire come mutano. È un gioco complicato perché sappiamo che la precisazione
del significato della fiumana nel testo dantesco è sommamente incerta, va bene? E nel nostro caso è fondamentale tenersi rigorosamente al di qua dalle complicazioni, dalle complicate, spesso superfetate letture in chiave dottrinale, va bene? Come i tentativi, ad esempio, di leggere nel verso allusioni bibliche e addirittura a passi di esegesi biblica, compresa l'ultima di uno studioso che si chiama Fosca, che conoscete, centrata su un versetto dell'Ecclesiaste, omnia flumina intrant mare et mare non redundat, perché l'Ecclesiaste qui sta parlando semplicemente, è uno degli esempi che all'inizio dell'Ecclesiaste riguardano il divenire, no? La trasformazione incessante delle cose. Questo è un esempio solo della laboriosità del mondo della generazione e della corruzione. Peraltro, nella interpretazione di Fosca mi pare anche sbagliata, francamente, l'equivalenza che lo studioso stabilisce fra la traduzione di mare non redundat con il mare non avvanto, perché che il mare non redundet significa semplicemente che il mare non trabocca dei fiumi che riceve, mentre che il mare non abbia vanto su una fiumana significa che il mare appunto non è vittorioso, no? Non può affermare la sua gloria, no? Sulla forza trascinante di questa corrente, no? Non riesce a vincerla. Quindi si tratta di due sensi diversi. Vabbè, chiuso questo approfondimento dantesco, noi ci teniamo alla superficie immediata di questa immagine, perché il mare che non ha vanto nel testo dantesco non può essere altro che il mare qui, non può essere altro che il mare fondamentale della commedia, in cui ogni cosa si muove a diversi porti. È il gran mar dell'essere, no? Del primo canto del paradiso. Sappiamo, no? Che tutte le nature, per diverse sorti, più al principio loro e meno vicine, si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, va bene? Dunque, Dio come mare di essere è il luogo che non determina il nostro percorso, il quale è affidato al nostro libero arbitrio, ma semplicemente lo accoglie, in modo però che il nostro avvicinarci a lui o invece allontanarcene derivi esclusivamente dalla nostra scelta. Ed è proprio in questo senso, naturalmente, che torna, diciamo, col mare dell'essere e con la funzione di questo mare divino, il fatto che il mare non abbia vanto, non abbia ragione della corrente rapinosa della concupiscenza e del male e del peccato. Così è normalmente, nei commenti più antichi o più moderni, interpretata la fiumana, d'accordo? Al di là delle determinazioni geografiche, c'è cioè un'interpretazione di tipo morale, generico, secondo la quale la fiumana sarebbe semplicemente la concupiscenza. E perché il male non è vittorioso su questa corrente trascinante del desiderio peccaminoso? Semplicemente perché il mare divino non determina i nostri percorsi, sta a noi scegliere, no? E quindi in questo senso torna perfettamente, da un punto di vista dell'interpretazione immediata del poema, che per l'appunto nel mare che noi percorriamo questa fiumana sia una, diciamo, forza che non viene condizionata appunto dal mare che noi percorriamo, ma che è nostro compito fronteggiare. Questa lettura, diciamo così, molto immediata, no? Del testo dantesco è quella che un lettore che legge la commedia ad un livello letterale appena venato da un senso morale immediato può elaborare, va bene? Senza andare sulle fonti, basta appunto far reagire l'immagine della fiumana con l'immagine del mare di essere che troviamo nel paradiso per immaginare questo. È la logica che ce lo suggerisce, va bene?
Ed è questo il tipo di lettura, appunto, che un lettore colto, ma non dantista, non, che non si mette a, diciamo così, lavorare sul testo, può elaborare. Ma perché Verga avrebbe dovuto, che pure avrebbe poteva interpretare così, no, l'immagine della fiumana? Voi mi chiederete, ma perché Verga avrebbe dovuto rivolgersi al mare divino dantesco per rappresentare il suo concreto e naturalissimo mare siciliano? Buona domanda. Perché il mare percorso dai Malavoglia, che è il luogo della loro fortuna e della loro disgrazia, è una pura forza naturale solo per l'autore. Per gli abitanti di Trezza, attenzione, il mare è dialettica tra elementi divini. La barca si chiama la provvidenza e la pesca è la grazia di Dio, eh? D'altronde, e elementi diabolici. Nel momento in cui, ve lo ricorderete, il capitolo nel quale si descrive il grande naufragio, il mare è descritto, la rabbia, la furia del mare è descritta con gli occhi degli abitanti di Trezza, dicendo che appunto il mare si mise a fare il diavolo, eh? E dunque, evidentemente, gli occhi degli abitanti di Trezza vogliono un mare di tipo vagamente divinizzato e leggendario e mitico. Eh? Il mare dantesco serve a Verga quindi a fare che cosa? A esprimere il punto di vista dei pescatori, non un punto di vista altamente teologico, ma semplicemente una dimensione leggendaria e popolare del provvidenzialismo. Chiaro? Eh? Per questo queste eco dantesche funzionano, ma voi mi obietterete ancora, ma che cosa prova tutto questo? Ad esempio, il fatto che la marca dantesca di questo mare è esplicitata da Verga stesso, perché mentre Padron Ntoni segue mentalmente il viaggio della provvidenza, no? Bastianazzo è il mare, col suo carico di lupini, il mare comincia a ingrossarsi, Padron Ntoni non pensa ad altro. Intanto, che cosa succede attorno a lui? Che il farmacista del paese, figura indimenticabile e comica, forse ve la ricorderete, uno che vuole fare il socialista, no? Ecco, legge i giornali progressisti ai paesani, cito, per non andare a letto a mo' dei bruti. L'allusione dantesca, fatti non fosse vivere come bruti, non serve solo ad inquadrare la cultura e l'etica superficialmente umanistica del personaggio, cioè Don Franco, ma anche ad evocare in maniera laterale il discorso che prelude il naufragio di Ulisse, perché la provvidenza sta per naufragare. È una sorta di, come dire, spia tematica che Verga butta lì per dirci, ma l'abbiamo abbondantemente capito che la provvidenza sta per naufragare. D'accordo? Ma lì c'è questa allusione, no? Che dà qualcosa in più al lettore nel clima di agnizione del naufragio che si è già determinato nel romanzo. Questa specie di sassolino, no? Che Verga butta lì ha la funzione di riportarci a tutto questo. Oh, ma torniamo adesso alla Fiumana, però, perché abbiamo dato qualche elemento che ci possono far credere che questo mare leggendario, percepito in maniera, come dire, vagamente divinizzata e appunto in una chiave molto, molto semplicemente, umilmente, basicamente provvidenzialistica dagli abitanti di Trezza, per introdurre questo mare. Questo lo abbiamo capito, ma per introdurre questo mare mitico e divino dei Malavoglia, Verga sceglie appunto l'immagine del male che Dante pone in dialettica con questo mare, e cioè la Fiumana Progresso. Perché, attenzione, che cos'è questa Fiumana Progresso? È desiderio di ignoto e di meglio, la vaga bramosia dell'ignoto, l'accorgersi che non si sta bene o che si potrebbe stare meglio. Che cos'è? È il desiderio di possesso, il desiderio di stare meglio e di acquisire. È un aggiornamento in una chiave tutta diversa, naturalmente, di questa, diciamo, generica concupiscenza. D'altronde la bramosia, la concupiscenza dantesca e le bramosie sono legate nel testo dantesco, le brame sono quelle della lupa, insomma, no?
E mi pare che la concupiscenza dantesca faccia da sinopia a questo nuovo desiderio di beni materiali, tutto diverso naturalmente dal punto di vista delle implicazioni, che trascina e travolge fatalmente gli umili, lasciandoli, dice Verga, sulla riva. Ma la scelta di impiegare questa fiumana dantesca rivela anche un aspetto stilistico importante, e cioè l'orientamento morale dell'immagine. Insomma, dire che la fiumana del progresso, definire il progresso come fiumana, significa sovrapporre, no, a questa immagine in maniera automatica quella dantesca, e cioè identificare la fiumana del progresso con una fiumana del male, sostanzialmente. Questa operazione di caratterizzazione etica del progresso, Verga la ottiene attraverso un'immagine, attraverso un simbolo, evitando l'evidente e facile moralizzazione attraverso qualifiche e aggettivi. Non dice la cattiva, la maligna fiumana, il cattivo, il maligno progresso, dice la fiumana del progresso. Non c'è una qualificazione di tipo morale attraverso l'aggettivo, ma c'è soltanto una dimensione simbolica che offre questa caratterizzazione. Siamo ancora in questa dimensione di realismo mitopoietico. E qui la fiumana verghiana mantiene il carattere severamente e misteriosamente oggettivo di un mito antico, no? Che risolve la dimensione morale non nell'aggettivo ma nel simbolo. Questo è un punto molto importante. Veniamo adesso ad un'altra questione molto, molto seria, e cioè, d'accordo, questo mare questo mare divino un po' sempliciotto e popolare va bene per gli abitanti di Trezza, ma non può andare bene per l'autore, no? Per l'autore infatti vale il vulcano, vale il mondo tutto centrato sulla materialità di questo mondo e sulla contingenza, vale la natura leopardiana. In Fantasticheria, ma anche nei Malavoglia, l'uomo verghiano è semplicemente un individuo posto in dialettica con una natura assolutamente distruttiva, no? Che in maniera indifferente crea e distrugge. L'individuo non esiste in nessun modo, viene travolto da questo, e dunque la popolazione, gli individui sono popolazione di formiche che su una piccola zolla di terra, in Fantasticheria questa zolla di terra viene intercettata dall'ombrellino della signora, no? E qualcuno rimane su questo ombrellino contorcendosi. È esattamente, ve lo ricorderete, l'immagine delle formiche schiacciate dalla caduta della mela nell'esempio della ginestra. Accanto a questo ci sono le ginestre, cioè la rappresentazione delle ginestre accanto alla vita di queste persone, per esempio la vita di Nunziata. Ve la ricordate Nunziata, quella che più difficilmente se la cava perché c'ha tutti questi fratellini a carico e va a raccogliere i fasci di ginestre sulla sciara? Ebbene, la sciara, cioè quel luogo appunto in cui le cose crescono ostentatamente, cresce appunto solo la ginestra, ha in primavera i suoi fiorellini pallidi, no? E questi fiorellini pallidi intrecciano la loro esistenza simbolicamente con quella di questi personaggi. Questo è il sentimento della natura verghiana, quello assolutamente aprovvidenziale, invece diciamo così di carattere lucreziano, per intenderci, no? Secondo il quale appunto l'uomo è semplicemente in dialettica con i cicli, col ciclo della natura, no? Da un lato c'è la finitezza dell'esistenza umana, dall'altro c'è la ciclicità naturale. E questa è anche l'immagine che Verga dà del mare, dal suo punto di vista, no? Quello del ciclo dei Malavoglia, ed è anche la verità alla quale arriva Antoni, che è l'unico a sollevare il velo del mito leopardianamente e a individuare la verità. Ultimo elemento sul quale io non so da quanto tempo sto parlando, ma forse già un po', sono le 17:10, sono già 40 minuti, quindi non intendo martirizzarvi a lungo, vorrei
sottoporre soltanto un'altra riflessione a voi, articolata però in due o tre cose, che riguarda un ultimo aspetto di questo discorso, e cioè l'origine letteraria del realismo dei Malavoglia implica un aspetto, diciamo, di tipo appunto letterario, che merita attenzione, che è molto poco studiato. Allora, cosa fa Verga sostanzialmente in queste poche situazioni testuali che abbiamo seguito? Verga evoca Dante, ma non ne cita la lettera. Non ci sono citazioni letterali. Anche la storia del pane salato non è messa, non è, come dire, citata, non c'è una citazione, c'è solo un'allusione, ma la riscrittura è totale, no? Non c'è il formalismo della citazione, quello non lo troverete mai, va bene? Allora, questa, diciamo, questo uso di immagini dantesche che vengono completamente riambientate in una chiave realistico-simbolica, mi interessa molto, perché è peculiare, no? della tecnica verghiana. Il Dante riabilitato al verismo verghiano è un Dante antiletterario, non libresco, che rifugge il formalismo della citazione. Ora, è interessante, credo, notare che poco meno di un secolo dopo Verga, diciamo attorno alla metà del Novecento, quindi, quando una nuova esigenza di realismo emerge nell'Europa post-bellica, bisognosa di esprimere la realtà vissuta in un modo vero, totale, frontale, senza tanti filtri letterari, in relazione a Dante emerge lo stesso atteggiamento che ho appena descritto in Verga. Vi faccio un solo esempio, quello di Primo Levi. Dante è presente, voi lo sapete, in Se questo è un uomo. Allora, sto a due esempi notissimi. Il primo è quello del canto di Ulisse. Allora, il canto di Ulisse, cioè un momento in cui due amici, un Ulisse e un Diomede del campo di concentramento, cioè Primo e Piccolo, che è l'internato francese, trasportano il rancio, e questa avventura faticosa, rischiosa, dentro una più grande avventura, che è quella della permanenza nel campo di concentramento, del trasporto del rancio, è accompagnata dal fatto che Primo cerca di ricordare ed evocare il canto, insomma, recitare al suo compagno il canto di Ulisse. Ma il canto di Ulisse lì è un oggetto che è citato per dire che è assente, perché Primo non se lo ricorda, non ricorda le parole, no? C'è una difficoltà enorme a ricordare le parole. Questo è un testo assente, desiderato ma assente. Quello che c'è invece davvero è lì il canto di Ulisse è anzitutto un personaggio letterario, è un oggetto che è messo in scena in quella situazione, no? Entra nel testo, Questi stanno recitando il canto di Ulisse ma non ci riescono, ma soprattutto nel non riuscire a recitarlo lo vivono e lo incarnano, va bene? Allora, questa appunto realizzazione in una chiave realistica, che ha un grande carico però simbolico, è anche qui la realizzazione del testo dantesco. Ma questa situazione va messa in relazione ad un altro episodio più sottovalutato e meno noto, che è sempre in Se questo è un uomo. È all'inizio, l'inizio terribile della narrazione, quello in cui si arriva al campo. Allora, gli internati arrivano al campo. E che cosa succede? Che si avvicina agli internati un soldato molto, dice Primo Levi, tanto simile al Caronte dantesco che ci si aspetterebbe di sentirgli pronunciare quelle parole lì. Ma che cosa accade? Cito, leggo anche qua. Questo soldato accende una pila tascabile e invece di gridare "guai a voi anime brave",
ci domanda cortesemente, ad uno, in tedesco e in lingua franca, se abbiamo danaro o orologi da cedergli, tanto dopo non ci servono più. Non è un comando, non è un regolamento. Questo si vede bene che è una piccola iniziativa privata del nostro Caronte. La cosa suscita in noi collera e riso e uno strano sollievo. Strana, no? Questa ripresa. Anche qui il nuovo Caronte è parte di un nuovo inferno in cui la citazione dantesca è impossibile, perché la pena e la morte si danno al di fuori di qualunque responsabilità personale, diviene insensato ogni registro stilistico, tragico o comico connesso alla morale tradizionale. La lingua del nuovo Caronte è al contempo gentile e disumana e genera nelle vittime un'espressione altrettanto paradossale che parla del dolore attraverso la rabbia, l'ilarità e il sollievo. Questa completa, diciamo così, esplosione della morale tradizionale che presiede all'inferno dantesco impedisce assolutamente che questo riferimento a Dante avvenga in una chiave letterale. È invece una totale rifondazione del contesto infernale attraverso un'allusione che impedisce la citazione e lo rimette in scena ribaltandolo completamente. Dunque, questo assorbimento della fonte letteraria, non in termini di citazione formale, ma di superamento e assorbimento in una realtà vissuta, da dove viene? Allora, non sarà inutile notare, ecco qui andiamo ad un punto che mi interessa, su cui ho pubblicato recentemente, che cos'è il realismo dantesco? È una formula con cui Auerbach sintetizzato, no? Il permanere della realtà vissuta nel carattere delle anime al di là della commedia, già tematizzata dall'intuizione hegeliana, no? Di una dimensione al contempo particolare e assoluta dei personaggi della commedia. Ma dunque, questo realismo è una tarda categoria critica o è una poetica dantesca? È riconoscibile una poetica del realismo teorizzata, professata, praticata da Dante? Io credo di sì, e vi sottopongo un punto del convivio importante. Allora, come voi sapete, nel convivio Dante teorizza la sua conversione alla filosofia, va bene? Lo fa dicendo che dopo la morte di Beatrice Dante legge la Consolazione della filosofia di Boezio e questo lo fa rivolgere appunto alla filosofia. Tutto sommato la situazione boeziana viene riproposta da Dante, no? Anche qui c'è una situazione di perdita di un bene mondano, come è stato nel caso di Boezio, e un rivolgersi in forma consolatoria alla filosofia. Ma che cosa dice Dante, no? Dice appunto: misimi a leggere quello non conosciuto da molti, libro di Boezio, nel quale cattivo e discacciato consolato s'avea. Quindi subito Dante stabilisce il parallelismo tra le due situazioni. E appunto dice Dante che in base a questa lettura giudicava bene che la filosofia, che era la donna di questi autori, cioè di Boezio e di altri, fosse somma cosa e immaginava lei come una donna gentile. E da questo immaginare, quindi prima la immagino come una donna gentile, ma subito dopo, da questo immaginare, cominciai ad andare là dove ella si mostrava veracemente, cioè nelle scuole degli religiosi e alle disputazioni degli filosofanti. Allora, si sono scritti fiumi di inchiostro su questo punto per queste famose scuole dei filosofanti, di cui ci interessa relativamente, in realtà, e lo dico con un certo sadismo, visto che mi sono dovuta occupare a lungo di una di queste scuole. È molto più importante notare il senso di questo veracemente. Che vuol dire qui veracemente? L'aggettivo verace può significare sia veritiero, ho quasi finito Franco, vi conforto, ho quasi finito, ad esempio in Purgatorio 37 significa veritiero, che reale, ad esempio in Purgatorio 27-22. Ora, in questo passo, il secondo significato, cioè dove la filosofia si mostrava non
portando la propria verità, ma si mostrava concretamente, realmente. Questo è l'unico senso possibile, perché mai la filosofia si dovrebbe mostrare particolarmente veritiera nelle scuole e nelle dispute? Non avrebbe alcun senso questa interpretazione. Bisogna per forza riconoscere in questo veracemente un concretamente, realmente. Perché questo accento sul fatto che appena immaginata come una donna gentile poi va subito però alla realtà? E dov'è che la filosofia si mostra? Nelle scuole, nelle dispute. Mica è una donna allegorica, è semplicemente mettersi lì e studiare. Vi faccio notare che questo realismo e questa diciamo, operazione di stroncamento immediato dell'allegoria è la differenza più importante fra Dante e la fonte boeziana, perché nell'opera boeziana la filosofia, collocata sul piano soprannaturale della visione dell'eterna verità dei concetti, scaccia la poesia elegiaca, cioè la poesia della realtà e delle passioni, che è quella che Boezio ha praticato sino ad allora, e la dimostra inconsistente. Dante invece non solo colloca l'incontro con la filosofia sullo stesso piano reale ed esperienziale sul quale era stato collocata la vicenda precedente con Beatrice, che appunto è il bene che lui ha perso, ma decide anche di sottolineare che fra questi due momenti non c'è nessun conflitto. Vi ricordate che Dante dice nel Convivio che nell'opera non intende in nulla derogare alla vita nuova? E che mentre la vita nuova era fervida e appassionata, il Convivio è temperato e virile perché si tratta solo di due fasi diverse dell'esistenza. Ma per quale mai motivo Dante dovrebbe dire questo nel Convivio, se non per marcare una differenza rispetto a che cosa? Al fatto che nell'opera boeziana la filosofia e la dimensione astratta della filosofia caccia ed elimina la poesia del vissuto, che è l'elegia. In Dante, e la filosofia rimane su un livello che è allegorico, dall'inizio alla fine, è una figurazione, una prosopopea, d'accordo? Invece, in Dante, questa differenza di ambientazione ha un risvolto di poetica. Dante riscrive la favola boeziana limitandone la veste allegorica per mezzo del suo immediato svelamento, i 30 mesi di studio. Sin dalla sua comparsa sulla scena, la filosofia dantesca tematizza il superamento dell'allegorismo, che poi è realizzato e teorizzato nell'ultima canzone che apre il quarto trattato. Su questo piano, e la cosa è da sottolineare, il discorso del Convivio non è affatto incompiuto, è compiuto. Il Convivio finisce teorizzando un superamento che è già indicato all'inizio. La filosofia sono i 30 mesi di studio, l'allegoria della filosofia dura poche righe in realtà, perché è già superata dalla realtà. Allora, che cosa ho voluto dire con questo percorso? Che Dante, leggendo il libro di Boezio, che dovrebbe essere il superamento di che cosa? Del vissuto in una chiave allegorica, ci dice subito, attenzione, il vissuto è semplicemente seguito da un altro vissuto, che è quello dello studio della filosofia. Non c'è alcuna, diciamo, lettura di Boezio in chiave boeziana attraverso la citazione, attraverso il mantenimento di quelle premesse. C'è invece la rievocazione di quella situazione in una riambientazione di tipo realistico che fonda l'unico vero pronunciamento dantesco in merito al realismo del proprio percorso e anche della propria poetica. Grazie. Allora, grazie a Sonia Gentili, mi pare evidente, no, l'interesse di tutta la sua relazione, soprattutto in questo sforzo poi di andare al di là della possibile presenza in verga, no, di qualche dantismo. È chiaro che qualunque scrittore italiano, quando scrive, salvo forse alcuni dell'ultimissima generazione, ma è difficile che non scappino fuori dei dantismi in ogni caso, no? Ma invece alla ricerca di motivi strutturali, no? È molto suggestivo tutto il discorso sul,
sul mare appunto che ha fatto. E proprio per questo volevo subito chiedere se c'è qualche domanda. Vi ho stroncato. Se non ce ne sono, va benissimo. Beh, ti chiedo io un paio di cose e mi scuso perché sono domande ingenue, perché non sono certo uno specialista di Verga, ma Verga è stato a Firenze, no? Credo un soggiorno piuttosto lungo, forse anche due adesso, questo sì, non lo ricordo esattamente. Allora volevo chiederti se nei materiali documentari che riguardano quel soggiorno, non so, attestazioni sue, lettere o cose dette da amici, ci sia traccia di Dante. Guarda, l'unica traccia di Dante è nella biblioteca verghiana. Nella biblioteca verghiana ci sono edizioni assolutamente, diciamo, correnti e dozzinali, ottocentesche, sì, della Commedia. Sì. Quindi, diciamo, quello che emerge dalla biblioteca è una percezione, diciamo, da uomo istruito, ma assolutamente non, come dire, Verga è uno dei pochi letterati che non ha avuto l'ambizione di diventare anche dantista, eh? Non è né Foscolo né ma neanche Leopardi, insomma, no? Che aveva un carattere poi diverso dal punto di vista del rapporto, diciamo così, con la tradizione letteraria, perché era uno studioso. Ecco, Verga è uno che legge, ma non emerge, ma questo appunto è anche per questo che io ho messo l'accento così fortemente su una fruizione diciamo, un livello di fruizione del poema dantesco che si deve presupporre in una persona istruita e in qualche modo scolarizzata, un po' come Primo Levi d'altronde, no? Non so se conosci gli studi di Alberto Cavaglion sul rapporto di Primo Levi con una certa tradizione letteraria, no? Molto si deve proprio alla scuola, no? La scuola di quell'epoca, naturalmente, non di questa. Quindi, insomma, una scolarizzazione forte, ma un livello molto immediato, diciamo, ed elementare di percezione del testo. È proprio questo che mi ha sedotto, diciamo, almeno come ipotesi. Poi c'è da dire che tra gli scrittori che hanno patito prigionia o campi di concentramento, no? Non è l'unico Primo Levi che... Assolutamente. Beh, c'è anche Gadda quando era in prigionia, no? Che dice sempre questa c'è cosa, mi ricorda Stern. Dante. C'è Rigoni sì, Stern. Ci sono anche degli stranieri. Anni fa c'è stato un convegno, ricordo, all'Accademia Ungherese, dove c'è stata una relazione su questo e c'erano autori stranieri, purtroppo, non mi ricordo. Questo è un luogo comune. Il campo di concentramento gli faceva pensare a Dante, o addirittura che leggevano Dante cercandovi quel tipo di conforto, no, che altri trovavano nella Bibbia. C'è un passo di Rigoni Stern molto, molto bello, che appunto ho messo nella versione scritta, diciamo, di un po' dei materiali che adesso sto raccontando, che va nella stessa direzione. Appunto dice Rigoni che in prigionia leggevano Dante, leggevano i classici, e poi però appunto c'è una descrizione. Quello che mi ha colpito è che, per esempio, in Rigoni, dopo questo ricordo, cioè proprio il fatto che c'era questa pratica di lettura, c'è poi la descrizione di corpi, cadaveri che vengono, diciamo, trovati, insomma, in un vagone o qualcosa di simile, che da un lato ricorda appunto certe descrizioni dantesche, e dall'altro, lo potrei persino leggere, e dall'altro però appunto le riambienta completamente, compie questa operazione, diciamo, di allontanamento che è dettato dal rispetto per la realtà, mettiamola in questo modo. Cioè anche lì c'è questo tipo di meccanismo, è qualcosa di molto... Questo riguarda i classici però in generale, non è una cosa solo dantesca, insomma. Questa storia della, diciamo, della prigionia con il libro che ti salva, no? A proposito di queste suggestioni appunto strutturali, insomma, a livello di macro struttura, no? Una cosa che volevo chiederti,
probabilmente è un pensiero ingenuo, ma può darsi che ci sia già nella bibliografia, io non lo so. Nel progetto dei romanzi dei vinti, no? Che poi non realizzato fino in fondo, no? Ma si parte verso il basso, no? I Malavoglia, i pescatori, poi si sale verso l'altro, Mastro Don Gesualdo, che è di origine popolare ma è un benestante, poi ci sono gli aristocratici, il mondo della politica, eccetera, eccetera. Cioè, c'è questo schema un po' anabatico, ascensionale, è escluso che c'entri la suggestione dantesca, dico, dall'inferno, dal basso verso l'alto. Lì direi che c'entra piuttosto la funzione Zola, cioè c'entra piuttosto i Rougon Macquart, il ciclo, perché lì, diciamo, questa anabasi, sì, che tu dici, sì, è un'anabasi ambigua, no? Perché, come poi d'altronde dimostra Mastro Don Gesualdo, cioè Mastro Don Gesualdo serve a teorizzare una cosa sostanziale che poi è implicata dalla Fiumana del Progresso, e cioè che questa acquisizione è un'acquisizione di distruzione in realtà, no? Nel senso che appunto questo progresso da un punto di vista delle ricchezze e del ceto sociale in realtà è una situazione intimamente distruttiva, no? Di questi personaggi, come poi appunto dimostra la situazione della figlia di Mastro Don Gesualdo, no? C'è questo elemento, stesso Mastro Don Gesualdo insomma muore, diciamo, la seconda parte della sua vita è una parte, appunto, è una situazione di perdita totale. Esattamente la stessa situazione che, con le differenze del caso, riguarda il ciclo dei Rougon Macquart, no? la cui ultima opera, l'ultimo romanzo, è quello, appunto, c'è il dottor Pascal, che è appunto l'ultimo discendente di questa famiglia che studia l'ereditarietà, eccetera, e che appunto svela questo meccanismo si trova a studiare e a vivere, a riconoscere dentro di sé questo meccanismo di degenerazione. Quindi lì secondo me c'è veramente il grande tema della degenerazione, del ciclo di degenerazione, no? che è il tema che Verga prende in prestito dal modello del naturalismo francese, insomma, mi pare, con questa coincidenza fra ascesa sociale e appunto Fiumana del Progresso, insomma, no? C'è qualche altra domanda? Beh, allora penso che possiamo ringraziare ancora. Grazie della vostra pazienza. Ecco, approfitto dell'occasione allora per darvi un avviso pratico, cioè che domani qui alla Società Dantesca, la mattina a partire dalle 10:30 e poi con ripresa al pomeriggio a partire dalle 3, ci sarà un incontro di studio su un argomento un po' particolare, che è il verso della Divina Commedia, cioè la terzina di Dante, insomma. È un argomento un po' specifico, se volete anche un pochino tecnico, però ha una sua suggestione e un suo fascino, insomma. C'è questa forma metrica che ci arriva così già perfetta, ma senza che riusciamo, sì, certo, ci sono mille ipotesi, se ne parlerà domani, vero, sui precedenti, sulle cose, ma fatto sta che qualcosa di esattamente uguale non lo abbiamo prima, insomma, quindi compare con Dante. Ecco, allora domani ci sarà questo incontro, per cui ve lo segnalo, se qualcuno di voi per caso ha un pochino di tempo libero, e ci possiamo vedere appunto anche domani. Grazie a tutti.